Bentornati ragazzi, continuiamo a parlare della progettazione di un'app Android. Allora, ritorniamo a Google ed Android. Allora, abbiamo detto di andare nella sessione SDK, dove scaricheremo la nostra versione dell'SDK per Windows. Ecco, qui vedete le varie versioni. Qui per Windows è la versione raccomandata, ma potete scegliere per Mac e per Linux. Una volta scaricata la versione, avrete a disposizione un software tipo questo, che si chiama Android SDK Manager. Qui vengono elencati le librerie e i sorgenti dei dispositivi Android che poi potete utilizzare all'interno del codice. Allora, come vedete, io ho la versione 4.1.2, quella completa, poi ci sono delle librerie extra, qua, come vedete. A giorni dovrebbe arrivare la nuova versione 4.2 e vedremo come verranno viste le librerie, la nuova libreria. Questo software poi aggiorna le varie parti. Come vedete, questa libreria inizia dall'Android 1.5 e arriva fino ai giorni nostri. Appena la scaricherete, ci sarà solo l'ultima versione, alcune librerie attivate. Poi dovete cliccarci su e qui mettere install e vi installerà le librerie che utilizzate. Se il vostro dispositivo Android utilizza ad esempio la versione 2.3.3, che sarebbe la maggior parte dei cellulari sarebbe la Gingerbread, oppure altre versioni, installate quelle. Ok, oltre a questo file, cioè questo programma, insomma, vi arriverà anche questo programma, AVD si chiama. Praticamente con AVD cosa si fa? Si crea un emulatore per il vostro dispositivo Android. Allora, clicchiamo sopra e vediamo le proprietà che ho messo all'interno del mio dispositivo virtuale. Ho chiamato Pan Android, perché io mi chiamo Pancrazio, fatto per Android 5. Poi, questa è la versione della visualizzazione del dispositivo. Vabbè, la card ho messo 4 GB di memoria come SD card. Vabbè, c'è una RAM di 512 GB. Vediamo se lo facciamo partire. Facciamo start, lanciamolo. Come vi dicevo, allora dobbiamo utilizzare Eclipse per la programmazione del nostro dispositivo. Una volta che scaricheremo questo zip file o la parte eseguibile all'interno del nostro computer, dobbiamo associare questo emulatore al nostro Eclipse. Allora, per fare questo, vedremo che ci saranno due modi. Uno è attraverso il marketplace, che sarebbe una specie di store dove prendere le librerie di Eclipse. L'altro, si possono mettere direttamente l'URL che ci viene dato da Android per la configurazione. Vediamo. Installazione SDK. Allora, quando andiamo a fare l'installazione SDK, ci vengono date, vabbè, in inglese tutte le informazioni.
e potremo vedere che potremmo installare sia attraverso una console di Linux, come vedete, ATP-get install questa libreria, insomma. Come vi ho detto, bisogna utilizzare prima la configurazione di Java funzionante, poi Eclipse, come vedete, Java and Eclipse. Dovete conoscere un po' di Java per la programmazione e l'XML. Poi, oltre a queste due, si utilizza una base di dati che si chiama MySQLite, che l'ho messa anche all'interno del progetto. Aspettate un attimo che colgo il progetto e lo faccio vedere. La base di dati SQLite, ecco qua. Come vedete, questo SQLite lo utilizzano in diverse aziende come Mozilla, che sarebbe Firefox, Oracle, conoscete penso tutti, la grande azienda di database di vari sistemi, e anche la sviluppatrice di Java, Adobe, Boomerang e altre aziende, come vedete. Praticamente è un piccolo MySQL, cioè, no, è un piccolo sistema di database management system. Non è MySQL, è un'altra versione che vedremo per la programmazione di Java e altro. Allora, riscaricherete la versione che è molto molto ridotta, perché viene utilizzata all'interno dei dispositivi mobili e cellulari, tablet e vari dispositivi altri. Allora, poi vediamo cosa ci serve altro per la creazione. Appunto, questo qui vi fa vedere il nostro SDK Manager, che potete scaricare i pacchetti. Allora, poi vi darà, per installarlo in Eclipse, di inserire questa stringa qua, che evidenzio. Allora, fate questi passaggi. Nella prossima sessione vedremo come si fa questo passaggio direttamente sul mio dispositivo di realizzazione di Android, che non è Eclipse, ma si chiama JBoss, che è una derivazione di Eclipse. Grazie, arrivederci.